C'è l'amarezza che di non aver conquistato i 3 punti, ma dall'altra parte c'è la consapevolezza e la soddisfazione che la squadra ha fatto veramente una grande partita. Dovevamo chiuderla, dovevamo fare il secondo gol, però ci abbiamo provato con tutte le nostre qualità, determinazione, tiro in porta, il portiere avversario ha fatto veramente delle ottime parate e purtroppo l'episodio del calcio di rigore ci ha fatto crollare quella bella striscia di risultati positivi perché sarebbe stata la terza vittoria. Peccato, peccato, ma ho detto ai ragazzi, adesso siamo amareggiati, ma quando riprenderemo gli allenamenti avremo meno amarezza e la consapevolezza che stiamo facendo veramente un bel finale di campionato. Adesso sono tutti antipasti di playoff, anche con il Frosinone che se ne andrà a vincere il campionato o arriverà secondo, sono fatti loro, saranno sempre scontri all'altezza e questo è importante, ci stiamo allenando. Io dico, l'ho detto dall'inizio, vorrei fare 2,2 punti a partita per poter arrivare a 66-67 lassù. Non ci arriveremo, ma ci dobbiamo arrivare vicinissimi. Questa è la mia ambizione che trasmetto ai ragazzi. Dopo la partita eravamo un po' tristi perché il risultato non è andato come volevamo fare. Cioè, dobbiamo guardare in avanti le prossime partite, sono ultime 7 prima di playoff, dobbiamo andare a più alto possibile, quindi cioè, oggi l'abbiamo perso 2 punti, recupereremo la prossima partita, quindi partiamo da là. Quando ho visto subito foto dove c'è scritto sold out, ero proprio felice perché 3-4 giorni prima della partita è già tutto stadio esaurito e anche a noi dà una spinta importante e speriamo che fino a fine campionato sarà sempre così.